Care amiche ed amici, qui il vostro capitano Sentin Chan ancora una volta. E per le amiche e gli amici di idioma anglosassone, angloamericano, qui vi parla il vostro captain. Che non sono né captain America, né capitan Findus, né Tonno Nostromo, né il capitano della pasta, eccetera. Sono il capitano Sant'Echan. Allora, stavo proprio pensando qualche istante fa, qualche minuto fa, forse 10 minuti fa, insomma, circa il quoziente intellettivo, perché molte persone ne sono ossessionate, fanno tutti quei giochetti strani, geometrici. Avete presente, no? Per vedere se uno li può risolvere e stabilire se è intelligente o no. Infatti io titolerò questo video con un titolo tipo quoziente intellettivo QI per stabilire il tuo quoziente di intelligenza. Molti lo vedranno pensando che è un giochetto in più. Invece è una critica all'abuso che se ne fa. Perché non tutti sanno che l'intelligenza non si può misurare. Infatti, scemo chi ci prova, senza voler essere in animo di offendere nessuno. Però è così. Quando fu inventato il quoziente di intelligenza, quando gli industriali e i fabbricanti si resero conto che dovevano stabilire uno standard educativo per assumere degli operai, dei dipendenti, e quindi volevano calcolare l'intelligenza che avevano con dei compiti molto pratici. Quindi dovevano assumere un geometra o un ragioniere in una banca e gli facevano fare dei quozienti intellettivi per sapere quanta intelligenza avesse e quanta istruzione in ambiti particolari specifici. Oggigiorno invece se ne fa un grande abuso, soprattutto si abusa di questi giochi come dei giochi di intrattenimento, come se potessero realmente stabilire l'intelligenza di qualcuno. E invece l'intelligenza è, come tutti sanno, la facoltà di fornire delle risposte adeguate alle sollecitazioni esterne. Quindi si dovrebbe fare un test per ogni disciplina o materia, tanto per cambiare. Non c'è un test di intelligenza universale. Di solito sono astratti, geometria, matematica, ma si possono anche fare dei test sulla letteratura, la storia, la geografia. Non perché si è capaci di risolvere un test di intelligenza, dei geni. Per esempio, quante cose bisogna sapere per essere realmente intelligenti? E di che tipo? Bisogna essere degli scienziati, dei fisici, dei professori in fisica per essere intelligenti? O si può anche essere analfabeti? Per esempio, magari un aborigeno australiano o un primitivo, cosiddetto primitivo dell'Amazzonia, non passerebbero mai la maggior parte dei test di intelligenza, dei QI, non avrebbero un quoziente di intelligenza alto, però riescono a sopravvivere nel loro medio ambiente, che magari è desertico, come in Australia, benissimo. Magari un fisico, uno scienziato, un professore in fisica di Harvard o della normale di Pisa, nel deserto d'Australia non riuscirebbe che a sopravviverci 1 o 2 giorni. Il terzo giorno lo pungerebbe uno scorpione, lo morderebbe un serpente, gli mancherebbe l'acqua, il cibo, morirebbe di sicuro, quando nella stessa zona ci vivono degli aborigeni da secoli, benissimo, senza nessun problema. Quindi, se
bisogna vedere l'intelligenza nel sopravvivere nel medio ambiente. Gli aborigeni d'Australia sono più intelligenti degli scienziati e non hanno bisogno di passare nessun test per calcolare il loro coefficiente di intelligenza. Invece, sovente, le persone che più hanno un quoziente di intelligenza alto perché superano tutti quei test, sovente non hanno iniziativa e sono pure degli scemi. Che magari hanno un quoziente intellettivo altissimo a risolvere problemi astratti, ma in concreto non sanno risolvere nulla nella vita. Così molti che riescono a diventare professori universitari poi non hanno nessuno spirito di iniziativa. Molti che hanno messo delle fabbriche di successo, magari avevano a stento la terza elementare. Quindi chi vuol veramente sapere attraverso di un test di intelligenza qual è il suo quoziente intellettuale, vuol dire che gli manca proprio o autostima o intelligenza. Spero che dell'argomento che ho appena trattato vi possa interessare. Spero che tutte le persone che mi guardano e che sentono di avere qualche frustrazione perché non si sentono particolarmente intelligenti, adesso si possano sentire rincuorate. I test di intelligenza non servono e l'intelligenza è un qualche cosa di più complesso, riguarda tutto l'essere, non riguarda soltanto delle funzioni astratte intellettuali. L'essere umano è complesso perché si deve integrare ogni sua componente olisticamente. E quindi bisogna anche avere una formazione intellettuale completa per quanto possibile, ma la vera intelligenza passa anche per l'intelligenza emozionale, per l'empatia, l'approccio con il prossimo. Non è tutto domande geometriche, matematiche e cognitive. E quindi bisogna appuntare un equilibrio esistenziale fra la formazione intellettuale e quella emozionale affettiva. E quella anche empatica, di comprensione, di compassione col prossimo, di provare la stessa passione del prossimo, nel bene o nel male, quando soffre o quando è allegro. E di non fidarsi di questi test di intelligenza, di coefficiente intellettivo, perché, come ho detto prima, ripeto, furono inventati per poter meglio classificare e qualificare gli operai, i dipendenti, gli impiegati che gli industriali, le banche, le imprese assumevano, e anche per poter standardizzare l'educazione. Allora facevano superare delle prove astratte in accordo al lavoro, ai compiti e all'incarico che ognuno doveva assumere per sapere quanto sapeva e che abilità mentali avesse in quel campo di conoscimento, ma per nulla si può pensare che uno che non superi bene un quoziente intellettuale di un certo tipo sia scemo. Magari ha delle lacune, delle ignoranze in quella materia, ma non è detto che non sia un genio in altre. Magari potrebbe essere un grande poeta o un grande musico. Così come ci sono dei grandi scienziati che sono degli asini in lettere, ci sono dei grandi letterati che sono degli asini in scienze. Quindi con questo vi lascio. Non date troppo peso ai test del quoziente intellettivo, perché il quoziente intellettivo indica a volte l'idiozia di chi ne dipende quotidianamente. Ma date adito e spazio alla vostra ispirazione interiore, seguite la vostra coscienza, andate avanti così, seguitemi in ogni mio programma, che magari sono più istruttivi dei quozienti intellettuali. Grazie di seguirmi, un saluto a presto dal vostro Sant'Enchan, vi lascio perché il tablet mi pesa e mi fa male il braccio. Poi oggi sarà veramente un video molto breve. Ciao, grazie di seguirmi a tutte e tutti, e di commentare i miei video. Ciao, vi aspetto in Facebook, Google Plus,
Instagram, YouTube, Twitter. Ciao ciao! E riguardate i miei video, anche quelli più vecchi. Il mio canale c'ha più di 3 anni e 7 mesi. Ciao!